Ciao a tutti gli amici del canale, da Luke Mullet, benvenuti al video di oggi. Oggi siamo in Fisio Leon e siamo qui per raccontare un po' quelle che sono le patologie caratteristiche di chi va in moto. Io faccio circa tra i 20 e i 30 mila chilometri l'anno, quindi è fondamentale per chi fa tanta strada, con le buche del fuoristrada, con le buche della città di Roma, in pista, andare a fare una serie di trattamenti che non sono sempre conseguenza di una problematica, ma sono delle volte anche preventivi, quindi per impedire che magari, diciamo, il mal di schiena possa coglierci mentre siamo a fare un viaggio dall'altra parte del mondo. Quindi seguitemi in questo video, in questa giornata. Io ringrazio Fisio Leon e Antonio e vi faremo vedere un po' di questi trattamenti. Ciao, buongiorno. Ciao, come stai? Tutto a posto? Bene, no. Grande, vieni a cuore. Ciao Luca, come stai oggi? Buongiorno Andrea, ma diciamo abbastanza bene, insomma, le solite problematiche del motociclista. Ok, cosa hai fatto questa settimana? Sei andato tanto in moto? Fatto tanti chilometri? I soliti tanti chilometri, abbiamo fatto il corso in fuoristrada, quindi ovviamente quindi salti, vibrazioni. Soliti fastidi che lamentavi ai polsi, ai gomiti. La schiena, parte lombare della schiena, spalla sinistra e i polsi che insomma un po' doloranti sono. Ok, allora cosa vogliamo aggiustare oggi? Dai, concentriamoci in particolare sulla schiena e poi magari diamo una sistemata anche al resto. Allora, mettiamoci al lavoro, sei pronto? Dai, vai grande, andiamo. Alla grande, vai. Noi da Fisio Leon trattiamo le patologie del motociclista in modo specifico e personalizzato. Il metodo Fisio Leon consta di tre fasi. Abbiamo una fase di valutazione iniziale, in cui capiamo bene quali sono le problematiche del paziente. Poi la seconda fase prevede il trattamento, quindi abbiamo detto un trattamento personalizzato che risponde alle richieste del paziente, e poi abbiamo la terza fase, che è la fase del mantenimento, quindi andiamo a mantenere i risultati ottenuti durante le terapie. Cosa ci differenzia dagli altri studi di fisioterapia? L'accoglienza, la simpatia, macchinari all'avanguardia, personale altamente specializzato e poi pulizia e disinfezione, che in questo periodo sono fondamentali. Questo movimento è fondamentale per i motociclisti quando vanno ad accelerare. Poi passeremo anche al freno. Dimmi sempre se hai dolore. No, per ora no. Spettacolo! Mamma mia! Una cosa che ti rigenera proprio. Cavolo, mi ricordo quando ero in Spagna, ho fatto non so quanti chilometri sui Pirenei, allora, e a fine settimana avevo pesato, quindi... Buongiorno. Buongiorno. Ciao Luca, come sta andando sto... Stavo dicendo proprio che mi sono rigenerato. Benissimo. Bene, non bene. Proprio. Quindi questi ragazzi stanno lavorando bene, eh? Se no qua non andiamo avanti, eh? Come sempre. A dopo Antonio. Ciao, ciao Luca. Sul corpo. Pensiamo prima al sacro, sul bacino e giù a peso morto. Ok, morbido morbido, adesso prendi aria con il naso e fuori con la bocca. Ok. Nel momento in cui magari ecco fai un viaggio in moto, hai fatto tanti chilometri durante la giornata, qualche esercizio che puoi fare alla fine, quando scendi la sera e sei, diciamo, stanco dalla giornata? Certo, ok, certo. Giusto, la tua domanda è abbastanza lecita. Allora, ti sembrerà strano, ma tutti i motociclisti hanno bisogno di rinforzare i muscoli delle gambe. Mi chiederai perché? I muscoli delle gambe sono essenziali per stabilizzare la moto, ma anche per avere più controllo quando fate soprattutto le piegate. Quindi, ora ti farò vedere un paio di esercizi utili per il tuo caso. Benissimo, bene, bene. Tutte le settimane. Sono stati bravi ragazzi, eh? Bravissimi. Bene, bene, bene. Dai, noi ci vediamo settimana prossima. Sì, la prossima sempre. Settimana, benissimo. Io volevo ricordare ai ragazzi del canale che è a disposizione in Fisio Leon un coupon promozionale. Vi metto tutti i riferimenti in descrizione, quindi contattate Antonio e Fisio Leon.
Noi ci vediamo settimana prossima. Grazie di tutto. Ciao. Grazie ragazzi. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao, ciao, ciao.